un esempio di mobilità sostenibile, arrivare al congresso in bici? Senza dubbio, un esempio da parte del Consiglio nazionale è arrivare al congresso in bici, sicuramente la città lo permette in piano e quindi è, diciamo, una meraviglia arrivare qua, vedo che tutti girano in bici, ne ho approfittato e quindi assolutamente anch'io mi sono adeguato ai costumi. Proprio a proposito di correre il rischio, bisognerebbe correre il rischio anche di diventare più ecosostenibili come categoria professionale dal punto di vista proprio lavorativo? È assolutamente una nostra responsabilità di ingegneri pensare all'ecosostenibilità e al nostro pianeta, quindi senza dubbio dobbiamo pensarci sempre in ogni fase progettuale e quando pensiamo ad ogni opera. Rischio non solo tecnico ma anche rischio sociale, economico. Oggi si parlerà di questo tema importantissimo che aprirà il 62esimo congresso. Che tipo di aspettative lei ha come consigliere nazionale? Sicuramente dobbiamo pensare di metterci al centro di questo processo di valutazione del rischio, perché io penso davvero che è un ruolo che ci compete, la nostra centralità e la nostra visione di ingegneri fa veramente da motore a questa visione a 360 gradi della panoramica rischio. È per quello, soprattutto in un momento così critico per il Paese, sia dal punto di vista del rischio a 360 gradi, che abbiamo voluto imperniare questo congresso sull'aspetto rischio.